Siamo ora in compagnia del musicista Enzo Favatta, alla mostra del libro di Macomer, decima edizione. Cosa ci può dire della sua presenza qui per Isola dei Suoni? Beh, Isola dei Suoni ha a che fare con i suoni, per cui è un progetto che avevo in mente da tanto tempo. È una società che si occupa appunto di tutta una serie di servizi legati alla musica, ma è anche una casa editrice. Con Enedina San abbiamo fatto questa, che è Enedina San, che è Archivi del Sud. Per questo stand siamo insieme, Archivi del Sud e Isola dei Suoni. Abbiamo ideato questo progetto, che è un progetto che vuole valorizzare alcune cose. Chiaramente ci sono anche cose legate, musica legata ai prodotti multimediali legati alla mia produzione, però di far conoscere artisti e progetti musicali che sono di particolare valore internazionale e che hanno il diritto di essere messi in un'unica linea, appunto in un'unica etichetta, per cui stiamo cominciando a fare progetti di questo genere, a pubblicare progetti di questo genere. Isola dei Suoni, ci sono vari progetti musicali, chiaramente c'è quest'ultimo disco di Enzo Favatta, che The Night of the Storytellers, La Notte dei Narratori, insomma i libri con Enzo Favatta hanno sempre avuto a che fare molto, perché, insomma, da Voyage en Sardaigne, molti ricorderanno questa, insomma, mitica immagine del cavaliere con in mano un libro, del viaggiatore, e sempre avuto a che fare con la letteratura sia della Sardegna che della Latino America. E The Night of Storytellers è un progetto che, appunto, è una notte dove i narratori raccontano. Questo è un mio ultimo disco insieme a Marcello Peghin e Yuri Golober. Marcello Peghin, sempre l'opera di Bach, adesso uscirà tra poco, dopo il clavicembalo ben temperato, dopo le variazioni di Goldberg, il clavicembalo ben temperato. E poi questa è una chicca, insomma, sono le cartoline sonore della Sardegna, e praticamente mi sono sempre abituato a portare sempre qualcosa per registrare in giro, per una sorta di taccuino d'appunti dei paesaggi. Mi sono sempre rimasto intrigato alla musica concreta, per cui non so far data qua non suona, praticamente sono appunti utilizzando la tecnologia digitale, per cui il campionamento. Sono, chiamiamolo, cinema per non vedenti, per cui sono dei paesaggi sonori con delle storie che si raccontano all'interno della Sardegna, che si raccontano intorno a questi paesaggi. Questo è un progetto divertente, che è multimediale, e poi ci sono le pubblicazioni di Archivi del Sud, che sono appunto Sabores de Melogu, quindi la musica e il cibo e la narrazione orale di Archivi del Sud, Contos è la rivista di storie di viaggio, sempre distribuzione Isola dei Suoni, Conto degli Archivi del Sud, e sono storie di viaggio, racconti, leggende. Con legato il CD. E poi questo è un libro molto straordinario, perché questo è un libro di Dziga Kolitnik, uno dei più grandi fotografi di musica europea. Lui è sloveno, e questo libro racconta un punto di luce, come la febbre della Sardegna l'abbia colpito anche lui. E praticamente lui, dietro una mia racconti, è andato a Gavoi e ha documentato il carnevale di Gavoi, che per tutti quelli che lo conoscono è il carnevale più musicale in assoluto, con i tumbalini di Gavoi, della Sardegna. Siamo in compagnia di Salvatore Tola, ex segretario dell'Associazione Editori Sardi, qui nostro ospite alla decima edizione della mostra del libro di Macomer. Cosa ci può dire di questa edizione? Io ho avuto la fortuna di assistere alla crescita di questa manifestazione, ed è stata una crescita per qualche verso anche entusiasmante, perché siamo partiti da questi locali che non erano ancora restaurati come sono oggi, quindi in cattive condizioni, in condizioni precarie, con pochi libri, e poi mano a mano la manifestazione è venuta crescendo col contributo delle amministrazioni locali, della regione e dell'associazione degli editori. Poi ci eravamo trasferiti in un locale ex Fiera del Bestiame, che ci offriva più spazio, ma diciamo in condizioni più precarie, non era un locale molto ben rifinito e poi era lontano dal centro abitato.
E in questi anni c'è stato il ritorno qui, questi locali restaurati che sono molto belli, e questa è una sede pienamente soddisfacente, anche inserita bene nel centro urbano. E quest'anno si nota piuttosto una certa riduzione nell'afflusso del pubblico, gli editori sono scontenti, gli operatori qui sono un po' scontenti di questo. Secondo lei dovuta a cosa questa diminuzione? Un po' questo, sicuramente incide la crisi di cui tutti sappiamo, insomma, perché sappiamo che poi le cose della cultura sono quelle che per prime vengono tagliate. Ma probabilmente c'è anche il fatto che è stato inserito un minor numero di manifestazioni collaterali. Soprattutto sono mancate le presentazioni dei libri locali, dei libri degli autori locali, che sono quelle che portano anche, cioè ogni autore che viene si porta un gruppo e attira persone. Soprattutto l'anno scorso venivano fatte qui delle presentazioni rapide all'interno dello stesso sala, che attraevano le stesse persone presenti e, diciamo, movimentavano molto la presenza. E poi probabilmente anche, non so, lì deve vedere come è stata fatta anche la promozione regionale, ecco, diciamo, le notizie sui giornali, ecco, tutto questo che io adesso non sono in grado di valutare se è stato minore. Ma però un insieme di queste concause ha portato effettivamente a un evidente, per noi che lo seguiamo da anni, quest'anno c'è una battuta d'arresto, ecco, rispetto a questo trend che avevamo visto sempre, diciamo, crescere di anno in anno, quest'anno c'è nettamente questo. Sono cose che capitano, abbiamo a che fare anche con un reparto che ha un risvolto economico, non solo culturale. Quindi. Ci diceva che ha avuto modo, appunto, di seguire la mostra da quando è nata, da come, insomma, lo sviluppo negli anni. Com'è cambiata, così in poche parole, l'editoria sarda e quello che è il movimento tutto attorno al documento libro in questi 10 anni? Cosa ci può dire? Diciamo, quello che io ho sempre notato è che è vero che c'è qualche editore nostro che cerca le strade della distribuzione nazionale, e quindi anche qui, per esempio, abbiamo vicino questa casa editrice a Isala, che cercano di fare anche il libro nazionale, cioè un libro che non abbia a che fare con la realtà della Sardegna. Ma la maggior parte dei nostri editori continuano a lavorare nella Sardegna, e quindi assistiamo a questa continua ricerca di temi nuovi, di temi originali, di scoprire i nuovi risvolti, che è una cosa per noi, per la nostra cultura, di grande importanza. E allo stesso tempo, naturalmente, c'è stato in questi anni un grande miglioramento della confezione del libro, cioè la grafica che prima non veniva curata, adesso sono dei grafici che, diciamo, che si sono perfezionati, e poi anche la stessa impagina, cioè, tutto quello che riguarda il dettaglio, le stesse tipografie si sono molto, come devo dire, evolute, portato macchine nuove e così via, quindi abbiamo visto una crescita anche in questo. E devo dire, cioè, vuol dire, anche riprendendo un po' il discorso di poco fa, che mentre si nota una battuta d'arresto netta nella presenza del pubblico, invece la produzione editoriale, pur risentendo gli editori della categoria, rimane ancora consistente. Cioè, io che seguo un po' la produzione vedo, non so quantificarle, però le novità presenti dall'anno scorso a quest'anno sono numerose, non sono molto inferiori a quantità che vedevamo di anno in anno. Quindi in questo momento, come devo dire, l'editoria sta ancora, come dire, marciando coraggiosamente, e speriamo che, insomma, che non risenta della crisi come la stiamo risentendo a livello di pubblico, e che poi magari, certamente l'augurio è che poi anche il pubblico riprenda a frequentare come un tempo, insomma. Ringraziamo il professor Salvatore Tola. Grazie a voi. Sembra la manifestazione di quest'anno? Ma quest'anno è meno armoniosa degli altri anni, ci sono meno libri, meno esposizioni, però comunque è sempre qualcosa di interessante, ci sono dei libri interessanti. Lei viene per lavoro o per pura passione? No, per passione, mi piacciono tantissimo i libri, mi piace leggere soprattutto libri sardi, gli autori sardi, e quindi mi interessano molto, vengo per curiosare ovviamente. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.
Sono di Macomer. Quindi viene ogni anno. E come si può non vedere la mostra? È qualcosa di cui andate molto orgogliosi, immagino. Certo, di tutto, di quello che succede a Macomer. Io ho due figli che sono a Sassari, però per vedere la mostra non sono venuti. A me è dispiaciuto. È la prima volta che viene alla mostra del libro? No, ci vengo ogni anno. Lei di Macomer? No, di Nuoro. Quindi viene da fuori appositamente? Sì, sì. Vengo giusto per visitare questa mostra. Per passione o per lavoro? Un po' per tutte e due le cose. Posso chiederle che lavoro? Sono un'insegnante.